Ah, eccoci, ciao. Oggi voglio fare un video e parlare dei plantari, uno di quei supporti che sono spesso sconsigliati da molti miei colleghi, dei supporti che in certi casi possono fare la differenza e in certi casi sono completamente inutili. Vediamo oggi in questo video di mettere anche qui un po' di ordine e cercare di spiegare se effettivamente nella gestione di una talonite sono di grosso aiuto oppure no. Bene, abbiamo raggiunto dei risultati davvero impensabili qualche tempo fa, per cui vi ringrazio. Se questo video sarà di tuo gradimento, mi raccomando, non scordare di mettere like e soprattutto non scordare di iscriverti al canale, perché settimanalmente propongo dei video proprio nelle problematiche al piede che potrebbero essere interessanti e potrebbero aiutarti nella gestione della problematica. Fammi sapere inoltre la città da cui ci stai guardando, perché qui sotto nei commenti potrò magari suggerirti un collega che lavora più o meno nel mio stesso modo, magari vicino a te. Bene, tornando ai plantari, devo dirti che il plantare è uno di quei supporti che magari in passato non consigliavo. Per quale motivo? Perché non avevo un contatto specifico, un tecnico ortopedico adeguato e molto spesso il plantare diventava controproducente per il mio trattamento. Perché? Perché il plantare deve essere fatto bene. E tu dirai, vabbè, ma il tecnico è un professionista, ma sì, è però il plantare un supporto assolutamente artigianale e ti posso assicurare che un millimetro in più o un millimetro in meno fanno davvero la differenza. E ti potrai trovare magari un plantare che può sembrare perfetto dal punto di vista estetico e poi magari provoca ancora più problematiche rispetto a quelle che il paziente aveva. Ti posso fare l'esempio, ricordo un paziente che aveva cambiato tecnico ortopedico, era andato da un altro, sembrava bravissimo, gli ha fatto una modifica, gli ha fatto un plantare nuovo super tecnologico a detta sua. Il paziente dopo qualche settimana ha cominciato a sentire un dolore completamente diverso in un'altra parte del piede, proprio perché gli aveva cambiato completamente l'appoggio, e il paziente è stato molto peggio e addirittura ha avuto delle conseguenze anche che si stanno vedendo anche in sede legale. Quindi questo plantare è stato assolutamente deleterio, e chiaramente un plantare fatto male peggiora e magari inficia in maniera negativa una corretta terapia dal punto di vista del fisioterapista. Io magari faccio una terapia bellissima, faccio una terapia super efficace e poi il plantare va a rovinare il mio lavoro. Così come invece succede invece al contrario, quando magari io faccio una buona terapia e il tecnico ortopedico lavora in simbiosi con il fisioterapista, esegue una buona valutazione, esegue un buon plantare, e ti posso assicurare che i risultati si vedono. Qual è la discriminante? Effettivamente per il paziente non c'è una grossa discriminante. Perché? Perché il paziente si rivolge ad un professionista e paga un plantare la cifra che viene richiesta, e quindi, come dire, non può sindacare sulla buona efficacia di un plantare rispetto ad un altro. È appunto il fisioterapista e il tecnico ortopedico che devono riuscire a trovare una quadra sulla modalità di lavoro, sulla tipologia di lavoro, per lavorare in maniera sinergica, sempre nell'interesse di raggiungere un risultato. Per cui ti consiglio di rivolgerti appunto a dei fisioterapisti esperti nel piede, ti consiglio di rivolgerti magari a dei tecnici suggeriti dal fisioterapista, in modo che qualora ci fossero delle problematiche i due possano in qualche modo dialogare e, diciamo, prendere delle decisioni insieme per il raggiungimento dell'obiettivo finale, che è quello di far guarire il plantare. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è il fatto che il plantare è, come dire, una zeppetta. Mi vogliano, i vari tecnici mi odieranno per quello che sto per dire, però in realtà il plantare è un supporto che si mette sotto al piede e che dal basso va a modificare la postura verso l'alto. Capisci che
Il plantare quindi deve essere considerato come un supporto definitivo, perché poi il paziente dovrà continuare ad utilizzarlo in maniera costante. Ecco la resistenza da parte di alcuni fisioterapisti che dicono: proviamo a risolvere la problematica, se proprio non riusciamo, beh, mettiamo il plantare. Ecco, questo è un atteggiamento che io approvo, nel senso che non consiglio quasi mai di fare il plantare in primissima seduta, a meno di alcuni casi abbastanza gravi. Perché? Perché provo sempre a vedere se in qualche modo trovo una strada per cercare di guarire la problematica senza il supporto del plantare, ma se mi rendo conto che dopo qualche seduto, dopo qualche settimana, il dolore non tende a migliorare e necessito di un ulteriore boost, un ulteriore aiuto per la risoluzione del problema, a quel punto propongo di fare anche un plantare per aiutare anche la deambulazione. Fatto è però che il plantare diventa un supporto, diciamo così, che il paziente ne diventa, tra virgolette, schiavo, perché il plantare va incontro con il tempo ad una degenerazione, si rovinano i materiali, diciamo così, si rovina il plantare, si consuma e a quel punto dovrà essere fatto un altro e poi un altro ancora. E ogni volta che viene fatto il plantare, magari si è modificato già qualcosa dal punto di vista posturale, va comunque rivalutato e non è detto che il plantare sia la soluzione definitiva, e anzi, a volte uno stesso plantare può modificarsi nel tempo. Magari metti a confronto un plantare fatto qualche anno fa e un plantare fatto adesso e ti accorgi che ci sono delle differenze. Ecco, il mondo dei plantari è molto molto difficile, è un mondo molto complicato e complesso, e ti posso assicurare che in una piazza come Roma, quindi dove ci sono tantissimi tecnici ortopedici, io che mi occupo di problematiche al piede collaboro veramente con pochissimi tecnici che sono veramente competenti. Molti effettivamente non mi danno quella sicurezza che mi permette di far guarire un paziente. E infatti sconsiglio, non perché ho degli interessi di natura personale, ma proprio ho degli interessi di natura professionale, di rivolgersi a tecnici qualunque. Perché? Perché escono completamente fuori dal mio controllo quelle che sono le possibili modificazioni che dovranno essere fatte durante le settimane, durante i mesi diciamo così, nei quali tratto il paziente. E quindi non riesco a gestire la problematica a 360 gradi. E come ho detto inizialmente, un buon plantare mi dà un grosso aiuto, un plantare che non è perfetto, che non è studiato con una certa cognizione, mi determina un peggioramento della sintomatologia o addirittura fa, diciamo, fallire l'intervento fisioterapico proprio perché non dà quell'aiuto di cui avremo bisogno. Per cui ecco, in questo video ho voluto spiegare quelle che sono le mie sensazioni e quello che è la mia esperienza del trattamento delle tallonidi e delle fasciti plantari. E chiaramente, se sei di Roma, ti aspetto in uno dei nostri studi per una valutazione del problema e per creare quindi un piano riabilitativo specifico e personalizzato per la tua problematica al piede. E mi raccomando, fammi sapere qui sotto, magari nei commenti, la tua esperienza, quello che magari ti è successo, se hai fatto già dei plantari. Magari se potrò ti potrò suggerire alcune accortezze, e ti potrò dare magari alcuni consigli utili per risolvere la tua problematica. Spero quindi che questo video sia stato utile per te. Io come sempre ti aspetto al prossimo video. Ciao!